Ora vi voglio mostrare qua il bestione. La carrozzeria prima faceva schifo, c'erano su degli adesivi, ma erano una merda. Era proprio brutta, orrenda. Oddio, non che adesso sia strafiga, ma meglio di prima, eh. Ho trovato un foglio che avevo acquistato anni e anni e anni fa, tanti anni fa, della Autographics, che comprende i numeri, tutto quello che vedete, adesivi piccolini, questi, la targa, lo scarico, e questo, insomma tutti i piccoli adesivi che vedete, questo, i numeri, eccetera, e li ho applicati per farla un po' più carina, sembra venuta bene, non sono stato nemmeno ad appiccicarli in misura precisa. Anche questo è storto un po' di là, ma chi se ne frega. Solo per dare un'estetica un po' migliore all'auto, perché prima faceva proprio cagare, eh? Prima era proprio una cagata allucinante. Adesso è un po' più carina, dai. Ci sta, adesso ci sta, va bene, dai, va bene così. Ora vi voglio far vedere delle modifiche che ho fatto, perché? Perché quando usavo questa macchina qua, ovvero più di 10 anni fa, penso siano anche un 13, 14 anni fa, 15, boh, tanti, tanti anni fa, tanti, tanti. Quando usavo questa macchina non ero molto esperto di auto, ero così un hobbista da quattro soldi, non ero neanche mai andato in pista. Poi adesso ho fatto esperienza con le buggy in pista di qua di là e un qualcosina in più so, poco ma qualcosa in più so. Ora vi mostro le modifiche che ho fatto, ma proprio roba da poco, proprio roba da poco. Allora, intanto qua c'era un filtro. Qua il tubo della benzina usciva dal serbatoio, andava di qua sotto, in basso, più basso del serbatoio, cioè a livello serbatoio. C'era qua un filtro che poi ritornava e andava nel carburatore. Ora, sto motore oramai un po' di litri di benzina li ha fatti, non è che ci tengo particolarmente, anche se è interamente preparato, eh. Tutto il carter motore è preparato, l'albero motore è preparato, il cilindro e il pistone sono stati preparati, il pistone quasi niente, una piccola modifica al pistone all'interno, sotto, nel sotto del pistone, è stato alleggerito, modificato leggermente. Le luci di scarico, la luce di scarico è stata quasi raddoppiata in grandezza, insomma è stato messo tutto al centesimo più o meno rispetto alle fusioni del carter, quindi il cilindro adesso combacia perfettamente con il carter che è stato allargato. Ha una testata diversa, non è la sua originale di questo motore, questa l'ho acquistata in America, ne ho acquistate due ai tempi e sono state modificate con squish e anche la camera di scoppio è stata leggermente modificata. Una di più e una di meno. Questa è quella che è stata modificata di meno, perché ho notato che quella che ho modificato di più mi dava problemi in accensione. Una volta acceso, ok, ma faceva un po' a tirare Madonna con la carburazione. Non è che non funziona, funziona, ma ti faceva un po' tribulare. Poi vabbè, ho cambiato la spugna del filtro, ne ho messa una nuova di pacca, questa qua è della Losi, delle mie Losi, delle mie buggy, nuova. Devo ancora metterci l'olio, quello blu, per far appiccicare la polvere, eccetera. Comunque già così bene, perché sono riuscito a riutilizzare il suo filtro originale. Questo è il suo originale, calza perfettamente con quello della Losi. Ok, poi c'era una fascetta rotta, una di queste che ho messo per tenere lì bene in pacco tutto quanto e dare un po' di rigidità al sistema. Questa fascetta non c'era, si era rotta, non lo so.
che fine ha fatto, e queste parti le ho fatte io, non esistono. Questo è un telaio alleggerito, ma poi è stato irrobustito in una maniera allucinante. Questi fori li ho fatti, li ho praticati tutti io, questi scassi qua, questi fori. Il telaio era una lastra di alluminio semplice. Li ho fatto io i buchi, copiando spudoratamente il telaio che vendevano opzionale. Questo l'ho creato io. Anche la piastra motore, soprattutto la piastra motore del cambio, è stata totalmente modificata. Ho fatto dei buchi enormi, come potete vedere, che migliorano il raffreddamento del motore del cambio e lo rendono più leggero. Sono stati aggiunti una marea di tondini in alluminio per dare robustezza al telaio, anche se non è che ce n'era poi tanto bisogno, perché già qua davanti c'è questo. Anche questo l'ho acquistato in America, già fatto così, in Ergal, e molto spesso, tra l'altro, molto più spesso questo paraurti del telaio stesso, molto di più rispetto al telaio. E quindi una traversa qua in alluminio, un'altra più piccolina qua sotto, un'altra di qua, un'altra subito dopo, e un'altra in alluminio qua nella barra antiribaltamento. In più ha i giunti omocinetici della Kyosho Inferno, che per farceli stare tanti anni fa ho dovuto saldarli. Li ho saldati, sono stati saldati insieme in misura, lasciando il gioco qua nella boccola. Come potete vedere, c'è un centimetro di gioco che serve per quando ammortizza, che torna indietro leggermente, sia davanti che dietro nel freno. I freni sono stati maggiorati a due dischi dei freni autoventilanti, due al posto di uno. Questa, anche questa l'ho acquistata in America, anche questa in Ergal, molto spesso, molto robusta. Questa serve, fidatevi che serve, perché se potete guardare, se potete vedere bene qua, come vedrete, qua è pieno di botte, botte anche interessanti, bei colpi ha preso, che se non ci fosse stata questa, probabilmente avrei rotto il castello che tiene il cambio e la trasmissione, quindi la corona e la catena qua, perché questo ha cambio a tre velocità automatiche con trasmissione finale a catena, pignone, corona, a catena. Da qua si vede il freno, quindi freno doppio, doppie ganasce, doppi dischi, doppi pattini frenanti. Anche perché è preparato così, molto pesante. Se non hai un buon freno non lo fermi. Il freno originale non ce la faceva, per quello ho fatto quella modifica al freno. Adesso frena. Gli ammortizzatori non me ne è mai fregato tanto. Questi qua sono nuovi di pacca, nuovi, originali, nuovi. Non li ho neanche mai cambiati. Non perdono le guarnizioni O-ring, mi ricordo che le avevo cambiate tutte nuove, di qua di là. Non perdono, l'olio è ancora dentro. Sono regolati un po' a cazzo, va provato e regolati meglio in base anche al percorso che devi fare, dipende dove lo usi. Davanti ho dovuto tirargli un po' di più le molle, perché il motore, come ho detto nel video precedente, il motore originale è qua nel posteriore. Io l'ho spostato in avanti, essendo molto modulare questo veicolo, ti permette di farlo. Anni fa avevo preso due di questi veicoli e li avevo collegati assieme. Praticamente avevo creato un 6 ruote motrici lungo, arrivava fino a qua, il doppio praticamente di questo, molto lungo e divertentissimo da guidare. Avevo fatto le ruote sterzanti anteriori e posteriori. Anche questo, se voglio, posso farlo sterzare dietro.
non è un grande problema fare questa cosa perché, ripeto, è molto modulare e quindi ti permette di giocare, di fare tante cose interessanti. Addirittura ho delle ruote con le catene da neve, uguali a queste, ma montate su delle catene da neve, un lavoro che ho fatto tanto tempo fa per usarlo sul lago ghiacciato. Addirittura avevo pensato un altro sistema di togliere le ruote, cioè davanti le catene, e invece nella ruota posteriore dove andava a fare un po' più di grip perché il motore era dietro prima. Invece adesso tirano tutte e quattro le gomme. Nella configurazione originale con motore posteriore, le gomme che tirano di più sono quelle dietro. Quindi sgomma tanto dietro e poca aderenza nell'anteriore. Invece adesso no, adesso ha una totale aderenza su tutte e quattro le gomme. Perché queste spingono di più, ma queste hanno sopra il peso del motore che le aiuta a fare molto più grip rispetto all'originale. Quindi se avete un Kyosho Mad Force vi consiglio di fare questa trasformazione. Chiaramente gli ammortizzatori vanno tirati di brutto le molle perché in frenata col peso del motore tende a fare così, tende a abbassare il muso. Cosa che non è male perché ti va a fare ancora più grip in sterzata, cosa che prima non succedeva e tendeva a pattinare e andare dritto. Così sterza di più, sterza meglio così. Poi, niente, qua ho attaccato il tubetto diretto dal serbatoio al carburatore. Sono indeciso se metterci in mezzo un piccolo filtro benzina, che devo cercarlo, ce l'ho in giro da qualche parte, perché quello che c'era troppo lungo non ci stava. Allora ce ne sta uno piccolino, piccolino, qua nel centro, sì, se lo trovo glielo monto, perché se lo uso in spiaggia con la sabbia è facile che quando apri il serbatoio e la sabbia finisce all'interno, poi ti va lì e grippi il motore. Niente di più facile. O comunque lo vai a limare. Un'altra modifica che ho fatto, ma è una modifica soprattutto per quando hai il motore posteriore e non anteriore, ho notato che con il motore posteriore spaccava letteralmente questa parte qua, veniva rotta come niente, le ne ho spaccate un bel po', ho rotto sia il differenziale in questo punto e ho rotto queste barre qua, queste in plastica, che fanno da, non so come spiegarlo, non sono proprio balestre, ma hanno più o meno la funzione delle balestre. Infatti adesso io l'anteriore ce l'ho molto rigido, l'anteriore è morbido. Le spaccava tutte qua, in questo punto venivano rotte tutte in questo punto qua. Allora io ho fatto delle cover in alluminio, sia da questa parte che dall'altra, che ho tenuto insieme con un rivetto, vite, 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 più la vite che tiene l'asse posteriore. Ecco qua, semplice da vedere, perché ora vedendo così capisci che puoi fare tranquillamente un altro sterzo. Questi li ho fatti tutti io in alluminio, fatti a mano. Anche queste barre qua le ho fatte tutte io in alluminio a mano. Sono tutte modifiche che ho fatto negli anni per irrobustirlo e non farlo rompere più, soprattutto se fai dei grandi salti. Ora non si rompe più. Si spera. Poi vabbè, se cadi male, per l'amor di Dio. Ma rispetto all'originale, adesso sì che è bello tosto e mantenendo anche un buon peso comunque. Sono riuscito a farci stare anche un buon peso. Pesa di più dell'originale. Però il mio motore è preparato e lavorato, ha molti più cavalli, più numero di giri e quindi sembra quasi un 5 travasi, invece è un 3 travasi che lavora come se fosse quasi un 5 travasi di quelli molto costosi. Ora, con i cavalli in più, riesce a sopportare tutto il peso aggiunto tranquillamente. Va comunque più forte di quello originale. Perché il motore originale è proprio una merda, non ha potenza, è un motore che non vale un cazzo. A proposito di motore, aspetta che tolgo il tappino. A proposito di motore, in questo motore avevo piegato la biella. Perché?
perché insistevo nel tenere un solo rasamento al di sotto della testata, perché usavo benzina al 25%. Cambiando la benzina, utilizzando una benzina al 20%, comunque una benzina un po' vecchia che ha perso un po' di percentuale di nitro, tendeva a non partire, mi dava problemi di surriscaldamento di qua di là, e forzando l'avviamento, perché usavo uno starter elettrico posizionato di qua, ho fatto un buco nel paraurti in plastica originale, ho fatto un buco dove entravo con la staffa col cardanico che andava a lavorare sul cuscinetto, e quindi facevo l'avviamento elettrico da qua, così, ho piegato la biella. Ora, azionando la leva, l'altro giorno mi sono accorto che appunto Massimo era davvero troppo in compressione, davvero troppo in compressione. Adesso ho aggiunto un rasamento in più, molto fine, e infatti adesso tum 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 è morbido l'avviamento, ma adesso è a vuoto. Quando c'è la benzina chiaramente ci sarà un po' più di compressione, che ti aiuta a accenderlo più facilmente senza spaccarti il braccio, senza piegare più la biella. Non mi interessa avere tantissima potenza, comunque uso una benzina al 25% di nitrometano, perché qua nelle Filippine non ci sono leggi stupide che vanno a vietare una cazzata del genere. In Italia siete messi malissimo, che dovete per forza usare benzina al 16%, ma per cosa? Perché? Per l'inquinamento? Per cosa? Ma che cazzo mi stai dicendo, inquinamento, che il resto del mondo inquina come delle teste di cazzo, non gliene frega niente, solo voi avete questi problemi. Vabbè, benzina 25% e costa anche una cazzata, ho visto che un litro mi costa 5 euro, 6 euro al litro. In Italia un litro al 20%, se non sbaglio, costava 20 euro, 22 euro, quindi 4-3 volte e mezzo di più. Qua la benzina costa un cazzo. Non mi interessa usare benzina alta qualità, alla fine è un gioco, non faccio le gare, non vado neanche in pista con questo, quindi sai che cazzo me ne frega. Tra l'altro, di questi motori ne ho uno nuovo di pacca, ma manca la biella, perché la biella l'ho tolta e l'ho messo in questo. Devo trovare una biella e ho un altro motore uguale a questo, nuovo, col cilindro nuovo, testata nuova, carburatore nuovo, mai acceso, mai usato, nuovo di pacca, ce l'ho lì a fare un cazzo. Quando questo si spaccherà, quando questo non ce la farà più, bene, trasferisco la biella se è ancora buona nell'altro, se no dovrò cercare una biella. L'ho cercata, non la trovo, non la riesco a trovare. Ho anche il collettore nuovo, questo qua è conciato proprio. Sporco, ma chi se ne frega. Ho anche un collettore nuovo di pacca, c'ho anche marmitte in più, c'è una marea di roba che mi avanza, perché negli anni, tanti anni fa, ne ho comprati incompleti, o cioè incompleti nuovi di pacca, quindi non li hanno assemblati un pochino, poi li ha lasciati perdere. Uno addirittura l'ho comprato in Giamaica pagandolo tipo 60 euro, più la spedizione un 100-120 euro, nuovo, originale, completo, scatola completa, nuova di montaggio, non RTR, proprio da montare, quindi qualità più elevata e migliore. Originale Kyosho, l'ho pagato tipo 120 euro dalla Giamaica. Non l'ho mai assemblato perché avevo già questo. L'ho smontato tutto, ce l'ho come parti di ricambio, c'ho una marea di telai. Ne ho comprati due o tre di questi cosi, forse quattro o cinque, tutti a bassissimo prezzo, qualcuno usato, qualcuno usato poco chiaramente, qualcuno usato molto, ma pagato una cazzata proprio, solo per i ricambi. Quindi ho una marea di ricambi io di questo coso, posso usarlo per 2 anni di fila senza mai andare a comprare un ricambio, posso romperlo tante volte, ho molti ricambi, molti molti ricambi. Per questo ho sempre lavorato con questo è l'unico Monster Truck che io ho avuto. Oddio, ne ho avuti anche altri, ma li ho provati, li ho venduti. Questo è un vero Monster Truck, tra l'altro, perché
perché ha l'asse rigido con balestre, proprio come se fosse un vero track. Non è una buggy con, non è una macchinina normale che puoi farla diventare rally game o, insomma, questo è un vero, è un vero monster truck. Si comporta, soprattutto se faccio girare le ruote dietro, si comporta esattamente come fosse un vero monster truck. Questo è un vero truck, non come gli altri che dicono c'è scritto monster truck, ma non sono monster truck, sono semplicemente delle buggy più grosse con delle gomme giganti e te li spacciano per monster truck. Non è vero un cazzo. Ma gli altri si guidano meglio, non danno problemi. Grazie al cazzo che si guidano meglio, non sono monster truck. Non è facile guidare un monster truck, è un truck, non è un'auto sperimentale, spaziale, di qua di là. No, questo qua è proprio un vero monster truck, come se fosse una vera Jeep, un vero fuoristrada, col differenziale, addirittura c'ha la catena, fate un po' voi, c'ha anche tre velocità, che gli dà una potenza e una velocità non indifferente, soprattutto perché ho elaborato il motore, quindi sto coso vola, lui, che è da fuoristrada. L'altro che ancora non avete visto, di cui ancora non ho parlato, non vi l'ho ancora fatto vedere, l'altro fa ancora più paura, quell'altro è proprio un missile terra-aria, ve lo farò vedere più avanti quando deciderò di sistemarlo, per il momento no, non mi interessa, per il momento voglio massacrare questo. L'altro ha l'impianto NOS N2O, quindi motore preparato, super leggero, usato tutte parti in plastica per farlo più leggero possibile, abbassato, quindi non è alto così, ma è proprio basso a terra, e non monta delle gomme grosse così, ma delle slick piccole sul cerchio grande, sul cerchio più largo, ma gomma ribassata, che lo rendono una palla da cannone. Si può usare in pista, ma in una pista da go-kart. Non lo puoi usare in una pista per le 1.10 o neanche per le 1.8. Non ce la fai a tirarlo, è troppo una bestia, troppo bestia, troppo bestia. Se fai un salto, se con questo fai un salto in pista, in una pista da buggy, cazzo, te lo trovi nel parcheggio sul tetto delle macchine. Questo va, ragazzi, questo qua è un missile, tre velocità, cambia tre velocità, non sembra, ma rende, rende di brutto, di brutto. È l'unico mezzo che avere cambia tre velocità, vecchio, è un rudere, un vecchio progetto della Kyosho, molto vecchio ma molto ben fatto, solido. Oddio, originale, non molto solido, però trovi una marea, addirittura si trovano anche i differenziali, tutta questa parte qua la puoi trovare tutta interamente in alluminio. Io ho anche queste barre qua in alluminio, che non le ho mai montate, non le uso perché mi risultano un po' troppo rigido, diventa un po' troppo rigido. Infatti, dopo che ho adottato questo, prima le avevo montate, ma dopo che ho adottato questo sistema è diventato molto meglio in guida, un po' più flessibile, robusto, comunque non si spacca. Meglio fare così che comprare le barre tutto in alluminio, anche perché in alluminio diventa pesante, troppo pesante. Quindi va bene così, in plastica, ma cazzuto. Questo è un mezzo che tu lo puoi buttare, proprio lanciare nel vero senso della parola, lo puoi lanciare senza avere nessun tipo di problema. È una roccia, una bestia sto coso. Va bene, anzi mi sono accorto che si è sganciato un ammortizzatore, sì, perché la boccola qua l'ho montata male sicuro. Va bene, va riagganciato l'ammortizzatore. Così, va bene, sì. Ok, devo guardare, devo mettere una rondella di qua, una bella rondella che non scappa più fuori, buona, basta. Questo qua l'ho fatto tanti anni fa, ragazzi, adesso lo devo riprendere in mano tutto e migliorare. Ieri, per esempio, ho fatto la
convergenza che se lo tieni un po' in spinta è un po' aperto, è un po' aperto, ma se lo tieni normale è un po' chiuso, quindi ha quel gioco che comunque va bene. Solo che c'era una ruota che era un pelino storta rispetto all'altra. Allora sono andato a regolare la convergenza da lì. Tolto la ruota, ho regolato. Cazzo, la vita l'ha svitata. Non ho usato, ai tempi, non usavo il freno a filetti. Questo è tutto stato assemblato senza freno a filetti. Dove ce l'ho fatta? Ho messo delle viti con l'autobloccante, tipo qua. Dove non sono riuscito, ho messo dei dadi semplici, ma senza... Probabilmente ho usato la colla, la cianna acrilica. Se non sbaglio avevo usato cianna acrilica per bloccare il dado, come fosse il freno a filetti. Insomma, è da rivedere, è da usare, e a mano che si smonta... dagli una sistemata migliore di come l'avevo fatto tanto tempo fa. Ecco. Purtroppo tanto tempo fa non ero mica esperto, però dai, per non essere un esperto riuscire a fare dei lavori così, insomma, non ero mica poi tanto scemo, no? Va bene, bella lì, Power Roby, al prossimo video che lo accendiamo.